Il cinema con due attori tra i più amati e versatili del panorama italiano, Riccardo Scamarcio e Valeria Solarino, ha chiuso la 13ª edizione del Festival Il Libro Possibile di Polignano. Due volti noti, protagonisti peraltro di uno degli episodi del film Manuale d'Amore 3. Un'esperienza di cui hanno parlato sul palco di Piazza San Benedetto raccontando aneddoti e curiosità. L'incontro ha offerto l'occasione per fare il punto sul difficile momento attraversato dal cinema italiano, che sta pagando anche gli effetti dei tagli statali. Un'industria in crisi a cui fa da contraltare il momento d'oro attraversato dalla Puglia, momento d'oro che Riccardo Scamarcio spiega così. Perché ovviamente l'amministrazione regionale invece ha ritenuto che, come dire, il cinema è un'opportunità di, non solo di economica, ma anche di promozione del territorio, e di fatto attrae quindi produzioni cinematografiche che portano qui, spendono soldi, quindi questo genera un'attenzione, ma questo è riportabile, diciamo, in scala nazionale. Ma quale può essere la ricetta per superare la crisi? Io credo che in questo momento in cui appunto si fa sempre più difficoltà a trovare le risorse per produrre un film, per mettere su un film, la risposta vera per me dovrebbe essere quella di cercare di andare verso la qualità, cioè quello che vince in un momento dove in realtà la tendenza un po' è quella di cercare di ripetere quello che già va bene, no? Per essere sicuri, per avere comunque, o comunque pensare di poter avere una garanzia, che poi non è detto che una cosa vada bene. In realtà secondo me la strategia vincente è proprio quella di stupire il pubblico, cioè di proporre qualcosa di nuovo.